Buongiorno a tutti a voi che siete in ascolto. Oggi leggiamo dal libro di Luca il capitolo 1 e il versetto 37. Poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Questo testo è posto in un capitolo dove viene narrato l'annuncio della nascita di Gesù. Il capitolo 1 di Luca descrive la visita dell'angelo a Maria. La parola di Dio giunge a Maria non attraverso un testo biblico, bensì da un'esperienza profonda di Dio, manifestata nella visita dell'angelo. Nel Nuovo Testamento, molte volte, l'angelo di Dio è Dio stesso. Fu grazie alla meditazione fatta sulla parola scritta nella Bibbia che Maria fu capace di percepire la parola viva di Dio nella visita dell'angelo. Oggi avviene la stessa cosa con la visita di Dio nelle nostre vite. Le visite di Dio sono frequenti, ma a volte non riconosciamo la sua voce perché passiamo troppo poco tempo in meditazione nella parola di Dio e troppo poco tempo in preghiera dialogando con Lui. Quindi non ci rendiamo conto della sua visita nelle nostre vite. La visita di Dio è così presente, così continua, che molte volte per questo perdiamo una grande occasione di vivere in pace e con gioia, pur nelle difficoltà di tutti i giorni che ognuno di noi ha. Luca, l'evangelista, presenta le persone e i luoghi. Una donna chiamata Maria, promessa sposa a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di David, Nazareth, una piccola città in Galilea. Galilea era periferia, il centro era Giudea e la capitale, Gerusalemme. L'angelo Gabriele è inviato da Dio a questa giovane donna che abitava in periferia. Il nome Gabriele significa Dio è forte. Il nome Maria significa amata da Yahweh o Yahweh è il mio Signore. La storia della visita di Dio a Maria inizia con l'espressione al sesto mese. Si tratta del sesto mese di gravidanza di Elisabetta, parente di Maria, una donna di una certa età che ha bisogno di aiuto. La necessità concreta di Elisabetta fa da sfondo a tutto l'episodio. Le visite di Gesù avvengono in qualsiasi luogo. Fu nel tempio che l'angelo apparve a Zaccaria. A Maria le apparve nella sua casa. La parola di Dio ci raggiunge là dove ognuno di noi siamo. Maria viene raggiunta nell'ambiente di vita di ogni giorno. Visita la vita di Mosè, di Geremia, di Gedeone, di Ruth e di tanti altri personaggi biblici. Dio vuole avere con noi un rapporto intenso, vuole farci sapere cosa desidera da noi. Spesso si presenta Lui o manda qualche servitore per parlarci, per mostrarci la sua volontà. Il testo che abbiamo letto ci dice che nessuna sua parola sarà inefficace. Dio ama parlare con noi, dice a Maria. Non temere, Maria. Questo è sempre il primo saluto di Dio per l'essere umano. Non avere paura. Dio ci invita a non avere paura di accoglierlo nelle nostre vite. Lui ci ama profondamente, sa qual è il nostro bene. Subito dopo l'angelo ricorda le grandi promesse del passato che si realizzeranno mediante il figlio che nascerà da Maria. Questo figlio deve ricevere il nome di Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo e in lui si realizzerà finalmente il regno di Dio promesso a Davide che tutti stavano aspettando ansiosamente. Dio ci tiene a dirci che tutto quello che c'ho e che è scritto nella sua parola si adempirà, non sarà inefficace, la sua parola è reale, è vera, non dobbiamo dubitare. Quando oggi la parola di Dio è accolta dai poveri senza studio, qualcosa di nuovo avviene grazie alla potenza dello Spirito Santo. Oggi, quando Dio ci visita, può trasformare la nostra tristezza in gioia, può riaccendere la speranza nelle situazioni più brutte, può farci vedere la luce là dove ci sono tenebre profonde. Credetemi, amici e amiche, personalmente ne ho avuto l'esperienza. Quando a dicembre sono caduta, Dio ha aperto dinanzi a me una strada di guarigione speciale. Tutti intorno a me si sono meravigliati dei progressi ottenuti in meno mesi di quelli previsti. Dio mi ha visitata nonostante io abbia dubitato. Mi ha detto non temere, fidati di me. Solo quando ho iniziato a fidarmi di Lui sono uscita dal mio stato di tristezza per quello che mi era accaduto. Perciò
amici e amiche. Oggi dico e confermo quello che Dio dice: non è mai inefficace. Abbiamo percepito nella nostra vita la visita di Dio? O forse Lui è venuto e noi non ce ne siamo accorti? Non ce ne siamo accorti perché siamo troppo presi dalle nostre ansietà, dai nostri problemi economici, di salute o di ogni altro tipo. Il mio invito per noi oggi è: confidiamo in Dio e nella Sua parola, passiamo del tempo con Lui per riconoscere la Sua voce, aggrappiamoci alle Sue promesse poiché sono reali e nessuna parola che Dio ha detto sarà inefficace. Buona giornata benedetta a tutti voi. Amen.